Minecraft, ma ai cuori dei videogiochi. Molto sus, molto sus. Iniziamo subito. Dobbiamo partire come in ogni Minecraft, ma cioè prendendo del legno. Ma questa volta prendere il legno ci servirà, perché la nostra prima missione è di distruggere 10 blocchi con un piccone di legno. Quindi, oh mamma, quanto sono lento, non mi ricordavo così lento. È da tantissimo che non faccio un Minecraft, ma ve lo ripeto, adesso ci facciamo, vediamo se mi ricordo come si fa. Benissimo, stick crafting table. Mettiamo crafting table qui, mettiamo due stick qui. E il piccone di legno finalmente serve a qualcosa. Andiamo a prendere subito della roccia. Dov'è la roccia? Non mi ricordo più niente. Oh, che fortuna, non devo neanche scavare sotto la terra. Non volevo farmi la pala, io odio farmi la pala. E qui c'è la battuta. E che pale. Ve l'aspettavate, lo so. Non è la prima volta che la faccio questa battuta qui. Intanto, come potete vedere, qua sopra ci sono gli avanzamenti. Vedete, 8 su 10, 9 su 10 e 10 su 10. Cosa ci ha dato? No, ci ha dato cuore di Fortnite sbloccato. Ci ha dato un piccone di Fortnite. E ci ha dato sia un pezzettino del joystick, poi un cuoricino di Fortnite. Proviamo questo piccone di... Oh, bello! Il piccone di Fortnite... No, è mio! Oh mamma, ma è fortissimo, non si vede neanche quando mina. È la cosa più forte del mondo. Instancabile. Prendiamo un po' di carbone, prendiamo tutto, sicuramente ci servirà il ferro. Ma la missione, la prossima missione qual è? Non ce l'ha data. Qual è la prossima missione? Ah, sto negando. Cos'è? Forse emergency button. Ma ce l'avevo anche prima. Molto, ma molto sospetto. Oh mamma, l'ho premuto. Aia, che cos'è? È una manghina. Aiuto, c'è una manghina. Aiuto, mi sta seguendo. Lo getto nello spazio siderale. Ti butto fuori, ti butto fuori dalla navicella. Dobbiamo anche stare attenti perché abbiamo solo due cuori. C'è il coltellino. Non posso prenderlo, come faccio a prenderlo? Come lo colpisco? L'ho colpito, l'ho ucciso. Mi ha dato Monster Hunter. Il coltellino del sospetto. Posso andare in tutte le botoline, aspettare e poi zac! Questo zac, sapete cos'era? Era il rumorino dei mi piace. In questo video, se lasciate un mi piace, esattamente allo scadere del mio conto alla rovescia, 3, 2, sentirete un rumore, 1, quindi dovrebbe essere una spada. Sus knife. Sus, molto sus. Questo mi dà 200% di attack speed, il piccone di Fortnite. Cos'è? Evoca il professor Oak. Vi ricordate la Pixelmon? Che molti di voi me la chiedono in ogni video, ma c'è un motivo particolare per cui non la porto più. Comunque potrò rifarla quando voglio, ma possiamo evocare il professor Oak. Guardatelo. Dai, dammi il mio primo starter. Voglio Squirtle. Voglio Squirtle. Dammi Squirtle. Stupido. Gli devo consegnare 16 tronchi di Oak, perché Oak vuol dire quercia. E non so se lo sapevate, ma effettivamente il professor Oak in italiano si chiama Dottor Quercia. È una roba assurda. E poi che abbiamo? Ash Ketchum. Sapete che Ash vuol dire cenere? Quindi magari dal professore di quercia è bruciato, è diventato cenere. Si chiama Ash. Non lo so. Ma a questo punto la nostra crafting table ce l'abbiamo ancora. E con tutta la cobblestone che abbiamo fatto ci possiamo fare una cetta. Se no con le manine tirai i pugni, ci mettiamo una vita. E io la mia vita la devo passare in un altro modo, a giocare ai videogiochi. Infatti questo è Minecraft, ma i cuori dei videogiochi. Ne abbiamo raccolti 14, ce ne mancano solamente due. Eccoli. Arrivo il professor Oak. Dammi il mio primo... Secondo me me lo dà il Pokémon. Vediamo se me lo dà. Oh, dammi un Pikachu. Come? Ce li ho. Ah, glieli devo dare così. Giusto, non mi può frugare tra le tasche. Va bene, arrivo. Ci ha detto: ciao allenatore, puoi portarmi 16 tronchi di quercia? Sono arrivato dalla città di Pallet e mi sono perso in questo mondo. Prendi questo. Tutto in bocca. Pam, pam, pam. Ti spacco i denti. Mangia la quercia. Oh,
Ah, pensavo di aver distrutto il mondo. Ma scusa, ma perché devo fare il parkour quando posso far questo e guardare che cosa c'è dentro? Lo guardo solo io, molto interessante. Piccone di Fortnite, ta 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 ta. E adesso ci dobbiamo fare il parkour. Non so come fare. Da dove devo partire? Allora, si parte così. Bello. Ok. Come si fa? Così, devo aprire così. Poi dove devo saltare? Su quello e su quello? No, così. Ma poi ho pochissimi cuori, devo stare attento. Il cuore dei Pokémon è bellissimo. Sì, ce l'ho fatta, sono un... sono un genio. Mamma mia. Scarabantico. Sì, ce l'ho fatta. Mamma mia, sono troppo bravo. Cosa devo fare? Devo saltare lì per poi saltare lì sopra? Boing. No. Cosa fai? Cosa vuoi? Tutto tu. È facilissimo questo parkour. Oh, un cuore di Super Mario. Lo prendo subito. E adesso? Shift più jump. Oh mamma, posso fare i salti di Super Mario. Sì, però non ci muoio. Boing. Boing. Mi ha dato la coda di Pikachu. La voglio, ho la coda di Pikachu. Basta, me ne vado via. Qua c'è troppa acqua. Poi con l'elettricità faccio cortocircuito. Meglio andare via dall'acqua. E il nostro joystick si sta completando sempre di più. È stranissimo come in questo mondo io non abbia mai fame. Queste mucche sono fortunate oggi, eh. Pecora, ti ho visto. Appena mi va via un cosciotto, coltello del sus. Ezza! Ma pensavo fosse più forte, come fa l'impostore a uccidere in un... Ma non toglie niente! L'avrei uccisa prima a pugni! Questo posto mi sembra bellissimo. Rimarremo qua. Clicchiamo la coda di Pikachu, speriamo che non arrivi un tuono dal cielo! È arrivato un tuono? Oh no? Perché qua c'è il fuoco? Posso evocare i fulmini con la coda di Pikachu! Aia! Non so di me però! È bellissimo! Va bene, ma come faccio a fare il prossimo avanzamento? Abbiamo il piccone di Fortnite, il coltello dell'impostore, la coda di Pikachu, ma adesso devo uccidere qualcuno con la coda di Pikachu? Così! Zack! Muori! No, non funziona, scusate animali della fattoria. Ho buttato via per caso un oggetto che mi serviva. Mi ha detto che devo cercare un crafting per il prossimo che si trova nella crafting table. Eccolo, forse questo. Infatti in chat mi diceva per prendere il cuore di Minecraft, perché anche Minecraft è un videogioco, solo che ci siamo dentro. Dobbiamo trovare la ricetta all'interno della crafting table. Quindi si prende con le foglie di quercia e... della schifosa e umidiccia terra. Va bene. Per prendere queste foglie però mi servirà del ferro. Quindi prendiamo il nostro picconazzo, che abbreviato è piccazzo. Scusate, ho detto una parolaccia. Dobbiamo cercare solo del ferro. Il carbone ce l'abbiamo per cuocerlo. Sì. Dobbiamo prendere un po' di ferro perché ci servono le cesoie. Tra l'altro mi devo anche tagliare i capelli. So che a voi non ve ne frega una minima ciocca di capelli, ma questo piccone è velocissimo. Se non fosse che non trovo niente. Non trovo il ferro. Voglio il ferro. No, poi siamo nella 1.18. Posso scavare. Che livello sono? Al 18. Wow. E adesso andrò tipo meno 90.000 per trovare il ferro. Sento degli zombie, non mi piace. No, ma abbiamo il coltello del sus che non fa niente. Scaverò di qui. Branch mining. Scaverò una linea ecco. Wow. Ma cos'è questa cosa? Perché c'è una caverna? Aiuto! Ho trovato il ferro. Ma mi sa che ci soffoco. Ci soffoco dentro. Aspetta. Ok. Mi serve... mi serviva del respiro, dell'ossigeno. Noi abbiamo trovato quanto ferro? Non me l'ha raccolto. Ah, giusto. È nuova l'icona del ferro. Non me la ricordavo così. Possiamo tornare in superficie. Bene, bene. Dobbiamo farci una fornace. Qua abbiamo Masterchef. Locchino cannavacciuolo. Molto buono, molto buono. Mettiamo a cuocere. Qua mettiamo il carbone e qui un po' di ferro. Voglio le cesoie. Ce l'ho la terra intanto. Sì, ne abbiamo 21, va benissimo. Voglio le cesoie. La danza delle cesoie. Uno. Dai. Ne manca solo uno. Mi muovo come su Minecraft. Scrivetemi nei commenti il vostro gioco preferito. Potrebbe essere un bel gioco che mi scriviate il vostro gioco preferito nei commenti. Metto un cuore a chiunque scriva il gioco che piace anche a me. Ed ora
Ricordatevi, mettete un bel commentino con il vostro gioco preferito, ma ora dobbiamo spogliare, despogliare, incerettare, fare tutta la foglicure della, di questa pianta. Va bene, ne abbiamo presi 30, va più che bene, possiamo farci un milione di cuori. Crafting table, dov'è il cuore di Minecraft? Era qui, ok, meno male, possiamo prendere il cuore di Minecraft. Woo! Cosa abbiamo sbloccato? Evoca villager innocenti. Pog, Scar, Cream. Ma Cream è quella di Sonic. Anche Sonic è un videogioco, eh. Potrebbe essere anche quello lì il più bello di tutti. Antonio, Rio, Norman, Pog. Bene, e il prossimo come si sblocca? Non me l'ha detto. Ma come faccio? Non mi ha detto come... Ah, ok, devo colpire 10 volte i villager. Qua ci vuole il coltello del... del sus! Ha detto che sono innocenti questi villager, vedete? Villager innocenti. E poi mi dice di colpirli. Oh! Dove è andato? Che cos'è successo? Ma scenderà prima o poi? Lo aspettiamo? O andiamo a colpire gli altri? Yuhu! È andato... Non lo so, in cielo! È diventato una mongolfiera! Senza fiera. Ok, andiamo a colpire gli altri. Uno. Abbiamo fatto. Due. Dove è andato? Ma io ho colpito l'altro. Ho colpito Antonio. Antonio, non scappare. Tre. Quattro. Aspetta, posso colpire lo stesso più volte? Sì. Non so se me lo conta. Vieni qui, Pog. Poggo. Vieni, Poggo, no. Ma perché va così in alto? Spero vivamente siano 10, Spero siano 10, perché se no... Sì, ne mancano solo due. Stanno confabulando. Stanno pensando se scappare o no. Antonio è immortale, non si può colpire. Sì! Cosa ho sbloccato? I cuori di GTA 5. Io amo fare video su GTA 5. Che cosa mi ha dato? Non ci posso credere. E adesso non ci sono più i villager su cui provarli. Allora andremo da quei cavallini lì. Vi divertite a ridere così scrivendo hi-hi-hi? Boom! Oh, ma è un po' troppo devastante questo bazooka di GTA 5. Va bene, allora penseremo a cancellare quella montagna lì. Però si vede che un pochino si sta distruggendo quella montagna lì, eh. Cercherò di far sopravvivere solo questa pecora grigia. Mucca, via! Cavallino. Oh, cavallino immortale che cammina sull'acqua. Sei Gesù! Mi dissocio. Va bene, cuore di GTA l'abbiamo preso, ora ci manca il cuore di Pac-Man. Non so se ci avete mai giocato, è quello che fa waka 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 waka. No, povero albero, è nudo. Proviamo a vedere questo. Oh oh, cos'è? Non dirmi che ci sono i fantasmi. Dovete sapere che Pac-Man è una pallina gialla che deve raccogliere le monetine o i punti evitando i fantasmi, e deve sempre in questi labirinti strani. Poi è nero il labirinto, non ci capisco niente. Dov'è l'uscita? Dov'è l'uscita? Qua no, è un vicolo cieco. Ma divento cieco anche, tutto nero qui. Aiuto, non ci vedo niente. Fatemi uscire, fatemi... Sono tornato all'inizio. Ma allora, riproviamo. Adesso siamo andati... No, non qui. Qui, va bene. Eppure ho fatto le mappe con i labirinti. Pensavo di essere più bravo. Sono arrivato, ti prego, dimmi di sì. Non ce la faccio più, sì! Ho trovato il cuore di Pac-Man. Ciao, villager. Se io faccio così posso rubargli la vita. Bellissimo. Aspetta, villager, arrivo un attimo, Se io faccio così posso... Le risucchio tutto. Dammi la vita! Oh oh! Ah, è vero, posso fare i salti di Super Mario, me l'ero dimenticato. Guarda qua, possiamo vedere tipo come un topino nel labirinto. Riuscirai ad arrivare al cuore di Pac-Man? No, perché l'ho preso io. Ah, tieni, macellaio. Dammi un cuore di Roblox. Cos'è successo? È morto. E adesso che ho il cuore di Roblox? Spawn Aggy Waggy? No! Va bene, ci siamo, maialini, datemi la vostra vita! Così posso risucchiarvi. Succo di maiale. Pancetta buona. Spawniamo Aggy Waggy. Aia! E prendiamo tutte le armi che abbiamo. Ok, abbiamo i fulmini. Mamma mia, è bellissimo. Muori! Muori! Aiuto, gli ho tolto tantissimo. Ma adesso proviamo col sus. Sussami! Sussami! Aspetta, lo posso prosciugare. L'ho prosciugato fino all'ultimo chissimissi proprio, Che schifo, aveva solo carne marcia. Ed ora? Queste sono tutte le armi. Questo qui e questo. Posso trasformare un maialino in Pigman? Sì!
e non ci sono altro. Ma io li voglio Huggy Wuggy. Beh, è finito così. Abbiamo tutti i cuori, anche quello di Huggy Wuggy. Purtroppo a un certo punto si è buggato tutto. Me la prenderò con questi maialini. Noi ci rivedremo la prossima volta. E il succhiaggio è troppo forte. Succhia tutto. No, dai, basta.